Per parlare appunto con il maestro Liunci, baritono di fama internazionale, e quindi vorremmo chiederle come è nata la sua passione. La mia passione è nata in casa. A casa mia tutti facevano musica, tutti cantavano, quindi io non ho mai avuto, come posso dire, quella scintilla. La scintilla è nata quando sono nato, sempre cantato, ho iniziato a suonare, a studiare musica a 9 anni, e poi sono cominciato lo studio del canto che ne avevo 15 e sto ancora studiando, non ancora che più, perché non si finisce mai di studiare. Nella musica classica hai studiato fino a 5 minuti prima, 2 minuti prima, poi ricominci domattina. E qual è l'aspetto che più ama del suo lavoro? Ma io nel mio lavoro innanzitutto ovviamente il teatro e la musica teatrale, cioè il melodramma, certo. Poi ci sono degli aspetti non legati proprio alla musica, che sono aspetti che ti danno la possibilità. Io quest'anno faccio 50 anni di questo lavoro, di questa professione, ti dà la possibilità di girare il mondo, di conoscere personaggi, avere delle volte anche una vita, insomma, che da ragazzi si sogna, poi diventa un'abitudine tutto, però non tanto. Ci sono quindi tanti aspetti, ma l'aspetto che amo di più, che mi piace di più, è l'aspetto sicuramente del fare musica. E invece quali sono le difficoltà che ha incontrato nella sua carriera? E più grande? Le difficoltà sotto l'aspetto di carriera sono tante, oggi forse anche qualcuna di più, perché noi abbiamo iniziato, io ho iniziato a studiare in dicembre del 57, io ho debuttato nel 67, quindi sono 50 anni del debutto, e però avevamo la possibilità di misurarci, perché la musica classica, come ho detto prima, è complicata per questo, è complicata perché uno studio continuo, il perfezionare è uno studio continuo. Quali sono le più grandi difficoltà che ha incontrato nella sua carriera? Quindi le difficoltà sono ovviamente tante, sono quelle della preparazione. Io ho avuto delle occasioni incredibili che non succedono, non capitano a tutti, ma quando sono arrivate ho avuto la fortuna di saperle cogliere. C'è un detto vecchio, si dice, quando passa il treno di corsa bisogna essere capace di saltarci sopra. Quando mi sono arrivate le occasioni le ho colte con successo. Questo però è la conseguenza di anni di studio, di lavoro, di preparazione. Altrimenti quando arrivano le occasioni nella vita, che si faccia il cantante lirico, si faccia il musicista o si faccia qualsiasi altro lavoro, quando arriva l'occasione o si è pronti a coglierla, altrimenti è difficile che ripassi. Cosa mantiene viva la passione per il suo lavoro? Ma intanto la passione, sottolineiamo, è ovvio. E poi la ricerca. Io negli ultimi 5 anni ho fatto degli altri approcci, sempre legati alla mia professione, per approfondire sempre di più. Ho fatto la regia con i giovani, abbiamo fatto un laboratorio, siamo al 5º anno, abbiamo fatto degli spettacoli molto belli, ma nei quali io ho fatto le scene, ho disegnato le scene, ho deciso tutto, e quindi è un grande completamento professionale. C'è da apprendere sempre di più. Negli ultimi 2 anni mi sono messo in testa di
di voler imparare a suonare questo strumento, ovviamente non per andare a suonare il concerto di Dvorak, a Scala, ma per apprendere di più, perché questo strumento, il violoncello, che è il baritono dell'orchestra d'archi, cioè la mia voce, ha il legato che io devo avere nel cantare. Ci sono molti brani del mio repertorio che sono accompagnati appunto dal violoncello, quindi è un apprendimento continuo ed è questo che tiene viva la mia passione, e la passione perché è una passione, la passione della persona che vuole dal mondo, dalla vita prendere il più possibile. Si può anche stare in poltrona a guardare la televisione, io non lo so fare, leggo moltissimo, scrivo anche moltissimo. E quindi è un interesse che mi dà la gioia di vivere. Due volte ho rischiato la vita per questioni di cuore, e il giorno dopo ero alla Scala, tutti e due canti, ero alla Scala a cantare, tutti gli altri dire: ma come fai? È la gioia di vivere, perché la vita è un regalo che viene una volta sola, e la gioia faccio una citazione, un grandissimo personaggio, uno dei più grandi personaggi del Novecento, uno di quegli uomini, forse l'uomo che ha cambiato la storia del Novecento, che era un simpaticone, quello che faceva, guardate, lo faceva così, faceva le linguacce, ha detto: il cervello è come un paracadute, se non si apre non serve a niente. Quindi lo studio, il lavoro serve a aprire il cervello. E qual è il ricordo più bello della sua carriera? Ma io della mia carriera, specificamente della mia carriera, ne ho almeno tre. Uno è quando debuttai nel 67 a Spoleto, uno quando debuttai, avevamo deciso di smettere di cantare, poi riprendemmo e debuttai un'altra volta, e fu con il Rigoletto a Legnago nel Teatro Salieri, quello intitolato al grande musicista Salieri, con mia moglie che era Gilda, tra l'altro era incinta di nostra figlia Cinzia, ed è stato l'inizio della nuova vita. Poi ancora come carriera, quando mi chiamarono a Londra nel 78 per una sostituzione al giorno della Generale, io partii la sera da Milano, arrivai là la mattina che c'era Generale e iniziò un mondo nuovo. Una volta non c'erano i telefonini, non c'erano queste cose, e il giorno dopo, due o tre giorni dopo, mi arrivarono una serie di telegrammi. Allora si faceva così, con scrittura, al Metropolitan di New York, al Teatro di Chicago, all'Opera di Parigi. Era una Luisa Miller di Verdi, con Pavarotti che cominciava a essere Pavarotti, con la Ricciarelli, Katia Ricciarelli, che iniziava, e io feci un successo incredibile, tanto che il povero Luciano, alla fine della recita, battendomi sulla spalla, mi disse: Ciccio, tieta fai stasera quel che noi altri abbiamo fatto in 5 anni in modenese, tu hai fatto questa sera quello che noi abbiamo fatto in 5 anni, aveva ragione, perché dopo un mese debuttammo assieme con la Metropolita e via discorrendo. Quindi questi sono i tre ricordi che hanno cambiato la mia vita. Poi ricordi ne ho tanto, ho inaugurato la Scala, oggi sono il più vecchio praticamente della Scala, l'anno scorso la Scala dopo quasi 90 anni di proibizione, diciamola così, ho addirittura fatto i bis nel Rigoletto con un trionfo assoluto, ho avuto onorificenze in tutto il mondo. Un mese fa il re di Spagna mi ha conferito la medaglia d'oro delle belle arti, quindi sono don di Spagna, Italy Don, quindi vengo adesso da Vienna, dove sono, oltre che Kammersinger, anche Red Meat Lead, opera che vuol dire socio onorario, quindi ho cantato in teatro, al Metropolitan di New York, ho fatto più di 200 recite,
soddisfazioni sono tante, ma quelle che hanno cambiato in un certo senso la mia vita sono quelle tre che ho raccontato. Quale personaggio preferisci interpretare? La mia opera preferita lo dico per sfuggire la domanda. No, la mia opera preferita è quella che eseguo in quel momento, perché altrimenti se non mi vanno non le faccio. Io ho cantato 72 opere, o meglio, 68 opere, perché di 4 ho fatto il doppio ruolo, come ad esempio in Falstaff c'è il ruolo di Falstaff e di Ford, che è sempre baritono, come nell'Elisir d'amore. Insomma, io ho cantato 72 ruoli, non sono pochi. Ho cantato in russo Eugenio Onegin, sono stato il primo italiano a cantare Eugenio Onegin in russo, direttore, un signore che questo strumento sapeva benissimo che cos'era, si chiamava Rostropovich, con sua moglie Galina Wisniewskaja e Nicolai Ghedda, Raffaella Ria. Io sono nato nella provincia di Bologna, potete immaginare, comunque fu un grande successo, dopo l'ho cantato tante volte anche al Metropolitan. Ci sono delle persone che ha conosciuto durante tutta la sua vita e che l'hanno più influenzata un po' nelle scelte in ambito artistico? Beh, io ho conosciuto una persona nella mia vita, io ho avuto il destino di nascere, e mi chiamo Leo Francesco. I miei genitori avevano avuto un altro figlio che l'avevano chiamato Francesco, che poi è morto, poi sono nato io e dissero: se rinasce maschio gli mettiamo nome Francesco. Ma il giorno sono nato io e morì il fratello di mio papà, che si chiamava Leo, aveva 28 anni. Lui è morto alle 8 e io sono nato a mezzogiorno. E allora al funerale venne un signore che era il proprietario principale della ditta di autopulma dove lui guidava, e disse con mia nonna: Leo è morto, Leo è nato, se vorrà, quando è il momento, il posto sarà suo. Pensate con che fortuna che sono nato io. Ho avuto occasione di conoscere dei personaggi veramente grandi, enormi, almeno come noi, dei re, molti anche di recente, compagnia di re, presidenti di governo, ma quelli sono politici. Ma ho visto che molte volte, ho imparato che molte volte abbiamo delle idee sbagliate su tanti imparati. Questa è la vita, questa è la vita. Personaggi che mi hanno influenzato, ce n'è stato un altro che mi convinse a ritornare a studiare, ma il personaggio che mi ha influenzato più di tutti è stata mia mamma, che poi è morta molto giovane, e che diceva: guarda che la vita va vissuta tutto, lei sentiva che sarebbe morta, va vissuta veramente, e bisogna avere coraggio nella vita, perché se non hai coraggio di fare non si risolve nulla. C'è un messaggio che vuole lasciare ai nostri lettori per concludere? Messaggio che mandare, tanto i consigli non si danno a nessuno, perché i consigli no, la gente li chiedono a tutti, poi ognuno fa con la sua testa, ed è giusto così. Però quando vi alzate alla mattina, non da, come dire, guardatevi allo specchio e dite: ti voglio bene, ma ieri ho fatto bene, rifarò quello che ho fatto ieri o cercherò di fare meglio. Ma per voi stessi, prima di tutto, la vita è troppo importante per buttarla via. E che pace con la sua
Grazie mille.